Andrea Telesio, ex giocatore dello Spezia Calcio. Andrea, parliamo un po' di questo campionato nuovo, secondo anno in Serie A, un campionato che ha 4 punti lo Spezia in 6 partite, giocando però poi con Lazio, Juve e Milan. Ci può stare 4 punti? Ciao, buongiorno a tutti intanto. Beh, hai raccontato un po' te l'inizio di questo Spezia. Se si va a valutare come hanno iniziato, in ritardo con la faccenda del mister c'è, mister non c'è, prendi un nuovo allenatore, fai la squadra, poi durante il ritiro praticamente tutto il discorso Covid. E quindi diciamo che secondo me, pur considerando l'inizio molto difficile, come ha detto Lazio, Milan, Juventus, l'inizio molto difficile di questo campionato, secondo me ci sono margini di miglioramento per quello che ho visto in queste partite. Ecco, soprattutto nelle ultime due, Juve e Milan, lo Spezia poteva meritare minimo il pareggio, se non la vittoria con la Juve. Sì, diciamo che io le ho viste tutte e due. La differenza fra lo Spezia e la Juve, lo Spezia e il Milan, nella prima partita, cioè con la Juve, l'ha fatto, secondo me, l'ha fatto i cambi, cioè il valore dei cambi che sono entrati poi a corso partita. Mentre col Milan, diciamo, c'è stato un po', come dire, purtroppo quell'appagamento dovuto al pareggio meritato, raggiunto, che ha consentito al Milan di trovare quel guizzo, diciamo, di Salemaker in area e passaggio su Diaz, che ha concesso dopo 3-4 minuti il gol del vantaggio, e poi recuperare all'88esimo un gol al Milan, insomma, non è che sia molto facile. Non hanno demeritato, come ho avuto modo di scrivere anche un post su Facebook. C'è molto da lavorare, però ci sono, a mio avviso, anche molti margini di miglioramento. Ecco, parliamo un po' della partita del Milan, una partita giocata forse tra Juve e Milan, in questo momento è più forte il Milan, e giocata però bene anche dallo Spezia. Anche lo Spezia, proprio delle due partite che poteva essere stanco, invece ha fatto il suo. Sì, ha fatto il suo. Io, a differenza della partita con la Juve, lo Spezia ha visto contro il Milan, si è adattato al ritmo del Milan, perché la Juve, diciamo, c'è stato in un periodo della partita che ha proprio pressato, e anche lo Spezia, anche come intensità, ne ha giocato in maniera più vigorosa. Col Milan si è adattato a quello che è lo stile compassato del giropalla del Milan È andata bene, però non ha demeritato, si considera che è andata in vantaggio meritatamente, quindi poteva, diciamo, fosse stata un pochino più accorta, ma questo purtroppo è un limite della gioventù della squadra, perché comunque della gioventù e più che altro anche della mancata conoscenza ancora appieno fra sé, fra i giocatori, e con quello che vuole il mister. Lo ripeto, secondo me, con i valori che c'hanno in squadra, gente giovane, gente magari a noi al campionato italiano quasi tutta sconosciuta, che però dalla sua ha l'entusiasmo, la voglia di fare bene, credo che con il lavoro si possano poi vedere i risultati. Ecco, parlando, visto che con te è la prima intervista di quest'anno, parliamo un po' dei singoli. Chi ti sta piacendo? Soprattutto se te sei un bomber, sei stato un bomber dello Spezia, chi ti sta piacendo dei nuovi arrivati e anche la motivazione? Ma diciamo che allo Spezia manca, ora come ora, manca un tipo all'Anzolà, anche se ha le ultime partite, cioè quelle che ha giocato, piano piano sta riprendendo ritmo, però gli è mancato. Io spero che possa allenarsi con continuità, non avere magari quegli infortuni o quegli infortuni che l'hanno tenuto bloccato per molto, molto tempo lo scorso anno. Perché secondo me, come punto di riferimento in avanti, è un giocatore che allo Spezia può fare molto comodo. E invece come giocatori nuovi, che ti sta piacendo? I giocatori nuovi, ora non mi ricordo il nome, è Ricciolone, quello moro che ha fatto il primo gol
con la Juve. attaccante. Esatto, lui poi diciamo che ecco, non, secondo me lo Spezia non deve fare conto su un singolo, ma deve fare conto sul gruppo. E quindi nel gruppo ci può essere anche il giocatore che emerge, ma magari in una partita emerge uno, anche per esempio Verdi ha giocato bene nelle partite precedenti. Quindi è tutto un discorso di amalgama, di concentrazione, determinazione che acquisiranno, secondo me, via via con le partite e con gli allenamenti, diciamo, più che altro. Ecco, c'è stato già uno scontro diretto, Venezia Spezia vinto dallo Spezia, domenica c'è un altro scontro diretto che è Verona Spezia e sicuramente crescendo può far bene lo Spezia. Sì, io ho visto anche la partita della sera Genoa-Verona. Il Verona è una squadra molto, molto ostica, non molla mai, prova ne è il fatto che era in vantaggio, poi è andata in svantaggio in 5 minuti, però è riuscita poi a riprendere il pareggio sul 3-3 con Kalinic. È una partita, diciamo, che può essere alla portata dello Spezia, però devono emergere quelle caratteristiche che fino ad ora, purtroppo per il risultato, per mancanza di risultato, sono state giocate. E quindi devono andare a Verona consapevoli della propria forza, consapevoli che comunque trovano una squadra che è alla loro portata, ma è una partita non facilissima, diciamo, anzi, io direi anche difficile, proprio perché poi subentrano non soltanto valori tecnici o atletici, ma anche valori caratteriali che una squadra giovane forse non ha, o comunque ha meno rispetto a un'altra squadra che è abituata a stare in Serie A, abituata a lottare comunque per salvarsi. Ecco, i punti debito, visto che ti invito a prendere da De Verona con il Genoa, il punto debito di Verona dove può andare a dare una mano più allo Spezia. Secondo me il Genoa, visto quando ha messo in difficoltà il Verona, si è basato molto sull'intensità di gioco, sulla pressione, sul pressing, sull'attaccare l'avversario e poi era riuscita a concretizzare le occasioni che gli si sono maturate, cioè i due gol di destro. Erano state proprio un colpo da KO, invece il Verona, come dicevo prima, proprio è riuscito a ritirarsi su e a ritrovare quel pareggio che gli è valso, insomma, il salvarsi da una sconfitta quasi, quasi segnata, ecco. Perché comunque ha dei giocatori con esperienza, ecco, io ho citato Kalinic è un giocatore che davanti si fa sentire. Ha militato in squadre importanti, è sempre stato abituato a fare gol. Magari può essere ecco, da tenere d'occhio lui, ma da tenere d'occhio un po' tutta la squadra. Ecco, una cosa molto bella di quest'anno, avendo le due curve quasi tutte dello Spezia, a parte una fetta per gli ospiti, abbiamo visto che a fine partita, anche dopo la Juve e anche soprattutto con il Milan, dopo la partita, proprio le due curve hanno sottochiamato sotto di loro i giocatori. È una cosa molto importante anche. No, è fondamentale, cioè lo Spezia senza il pubblico non è lo Spezia. Io poi sono affezionato a questi tifosi, a queste dinastie di tifosi, perché non ci dimentichiamo, io ho giocato lì negli anni 85-86, quindi gli anziani, i maturi, non anziani, i maturi di quel tempo ora si portano dietro i nipotini, si portano dietro i figli. E secondo me vuol dire anche queste due partite che sono state con il pubblico, alla squadra vuol dire molto. E quindi penso che comunque sia il gesto che ha fatto la squadra di andare sotto sia prima la curva Ferrovia e poi la curva Piscina sia proprio un segno di ringraziamento per quello che stanno facendo questi tifosi, che hanno sofferto, perché non potendo venire al campo hanno sofferto, pur seguendo, mi ricordo sempre la partita con il Frosinone, il playoff con il Frosinone, che c'era 2000 persone dietro la curva Ferrovia. Insomma, questo vuol dire
avevano voglia di essere lì, di essere con loro, di essere il dodicesimo uomo campo. Ecco, con te vorrei raccontare qualche aneddoto. Partiamo questa volta proprio sul discorso pubblico. Sei stato un giocatore amato proprio dal tifoso spezzino. Che ricordi c'hai e che cosa vuoi raccontare? Ma io che ricordi devo avere? Io non posso che avere ricordi bellissimi, sono molto legato allo Spezia Calcio e sono molto legato ai tifosi. Come ho detto prima, quando diciamo ora speriamo si possa ricominciare, ma quando vengo invitato insieme ad altri miei ex colleghi alle feste dei vari club, siamo sempre lì a ricordare quei tempi. Un aneddoto che mi raccontano loro e quindi questo fa capire l'affetto che ci lega, cioè che lega lo Spezia tifoso a noi. Io parlo sempre del gruppo mio, il gruppo 85-86, che mi fanno presente e ci fanno presente quando ci sono anche altri miei ex colleghi, è che tanta gente, tantissima gente, è più facile, si ricordi, la formazione nostra, quella dell'85-86, Marchisio, Colombo, Dainese, via via, piuttosto che la squadra che l'hanno portato prima in C1 e poi in B. Quindi questo è un segno di essere rimasti in maniera indelebile nel cuore e nella mente dei tifosi spezzini. E devo dire che comunque la cosa è reciproca. Grazie mille. Grazie a te e un saluto a tutti.